Anche quest'anno devo dire grazie ai miei amici per la bellissima festa di compleanno a sorpresa di quest'oggi. Giuro che non me l'aspettavo, considerando che il mio compleanno è fra 8 mesi. Va bene. Allora, prima di nascere ero molto introverso, poi col tempo sono cambiato. Una cosa è certa, avessi avuto qualche anno in meno, sarei stato certamente più giovane. Se sono più vecchio è solo grazie a voi. Grazie a tutti, non dovevate disturbarmi, grazie. Poi, finita la festa, tutti vanno via ed io ovviamente non faccio nulla per trattenerli, non vorrei mi prendessero sul serio. Amore, io vado a letto. Il tempo di arrivare arrivo. Se non fare tardi che non c'è più l'età. Almeno squilla appena t'addormenti. Ed ecco che arriva il tanto atteso momento del regalo di mia madre, del quale non mi posso mai lamentare, la verità. Cioè, lo farei anche, ma vorrei evitare inutili polemiche. Tesoro della mamma, sei pronto? Prontissimo. Cos'è? Un asciugacapelli? Ci sei quasi, fuochino. E l'elenco dei regali più inutili che abbia mai ricevuto si aggiorna di anno in anno. Una cravatta per mancini, un cuscino per celiaci, un elefantino portafortuna, vero, di 4 tonnellate, e così via. Andando per esclusione direi che non è una piattaforma petrolifera. No! Non è una... Oh, è un orologio! Il sesto orologio in un mese, incredibile. Cioè, veramente non vedevo l'ora. Ce la vedevo, ma non abbastanza. Ma amore, ma questo è di tuo nonno. No, daglielo tranquillamente. No, tranquilla. È per te. No, mi arrabbio. Allora, mamma. Questo orologio è antico ed è d'oro. D'oro? Eh sì. Ma come si carica? Allora, devi agitare il polso, così. Oh, ma il polso deve essere per forza il mio? No, ma posso... Ma amore, grave. Certo, ma però lo devi indossare, sennò non si carica. Chiedo per un amico. Bravo. Indossiamolo. E fare i regali per me è sempre stato uno stress. Per fortuna non ho capelli, altrimenti li avrei persi tutti. Amore, amore, cucù, cucù, amore, credi? Sorpresa. Cosa c'è? Svegliati che devi prendere il sonnifero. Eh? Devi prendere il sonnifero. Sto scherzando, è il nostro anniversario. Ormai ci conosciamo da molti anni, forse più del doppio. Possiamo darci del tuo, vero? Che cretino che sei. Però grazie, dai, ti sei ricordato. Prego, prego. È sempre un piacere per me pregare, lo sai. Questa è la colazione che ho fatto io. E questo è un piccolo pensierino da parte di tutti noi. E scusa se mi do del noi. Ma che meraviglia. Dai, lo scarto subito. Se lo devi scartare, dallo a me. No, lo scarto nel senso che lo apro. Ah, okay. Eh? Che te ne pare? Cos'è? È un orologio d'oro, comunque. Da uomo? Facciamo queste distinzioni uomo-donna, tu se esiste. Che ti ha regalato tua madre per il tuo compleanno? Addirittura. Ah, coincidenze? Cioè, tipo... tu quindi per il nostro anniversario mi stai facendo un regalo riciclato? No! Vai! Allora, non è riciclato, per cortesia. Allora, questo, tutto si può dire di questo orologio tranne che non sia inutile. Ricordo esattamente il giorno in cui per me è cambiato tutto. Giovanni Paolo II disse: fate della vostra vita un capolavoro. E io scelsi la Pietà di Michelangelo, che saluto. Lui sa. Palafitte su mare cristallino, spiaggia bianca mozzafiato, snorkeling, immersioni con squalo martello, 2 settimane all inclusive. Squalo martello, amore, sarebbe stupendo. E poi una volta nella vita, una vacanza alle Maldive è d'obbligo. Allora, se capita di giovedì non ci sono, io ve lo dico subito. Vabbè, allora possiamo fare una bella crociera. Vabbè, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Dice la parola stessa, altrimenti non sarebbe una crociera. Restiamo con i piedi per terra, ragazzi. Vabbè, insomma, ascoltate. Per una volta facciamo qualcosa di diverso, no? Sì, ma allora, io ti sto dicendo, io che ho viaggiato, che ho girato tutto il mondo, posso dirti con certezza che tolta la chiesa e il corso principale, non è che ci sia granché da vedere, cioè, poi tutto il mondo è paese.
Poi, meglio così, le città sono caotiche. Ma senti, non ho ben capito. Cosa? A meno che non sia cosa? Una questione economica. Ma va, sì, la questione economica. Ma sai benissimo, per me i soldi non contano. Te l'ho già detto tante volte, anzi il contrario, siamo noi che contiamo loro. Amore, è una questione economica. Non è una questione economica. Allora, amore, ti ricordi quando eravamo poveri? Sì. Sembra oggi. Cioè, come passa il tempo? Ragazzi, ho avuto un'idea. Non sarebbe neanche la prima volta, tra l'altro. Dove vai? Aspettate 5 minuti che fra mezz'ora arrivo. 5 minuti, mezz'ora, giusto 5 minuti. Pronto Pegno è una forma di finanziamento semplice, riservata e riscattabile, dando in garanzia un bene in oro ma mantenendo la proprietà. E al termine del finanziamento puoi riscattare il bene impegnato e quasi sempre avviene il riscatto. Fa pure rima, ma non so con cosa. Non è richiesta alcuna indagine patrimoniale e merito creditizio e si riceve subito la somma di denaro sulla base del valore del bene. Andate a nome mio. Anch'io vado a nome mio e mi sono sempre trovato bene. Grazie, grazie. Oggi sono qui a festeggiare un altro compleanno. In questi mesi la mia vita è cambiata. È 10 centimetri più larga. Ma in compenso ho imparato tante cose e ho scoperto una parte di me che non conoscevo. Il duodeno. Tesoro della mamma. Eccoci. Ecco il tuo regalo. No, una scatola, proprio quello che volevo. Ma non l'hai ancora aperta. Ma sai cosa c'è? Un libro di poesie di tuo nonno. Perché nonno scrive poesie? Pensavo fosse un alfabeto. Allora, guarda. Nella nostra famiglia ci sono delle strane credenze, no? La più assurda di tutte è quella in cucina, in legno massello, con decorazioni in oro in fine 800. Sono proprio necessarie quelle decorazioni? Perché ti servono, amore? Oh. Sì. Ma prendile, tesoro della mamma! Grazie, grazie. Non dovevate venire, veramente. Grazie. È giunto il momento di apprezzare ciò che si possiede, perché le nostre case contengono un grande tesoro. Chiamate il numero verde che appare in sovraimpressione e se non appare, fate il numero a caso.